Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo in Indonesia. Quello che vedete alle mie spalle è l'ingresso del tempio di Prambanan, un tempio induista molto bello, antico, molto caratteristico, e come potete vedere vi è un grande afflusso di gente che viene a visitare il tempio, viene a dare un'occhiata qui a questi posti, perché sono veramente dei posti molto belli, dei posti turistici, e offrono uno spettacolo molto interessante. Purtroppo oggi devo fare un video di denuncia, perché in un certo modo in Indonesia gli stranieri sono discriminati. Ecco, un po' anche quello che abbiamo visto in Russia, dove gli stranieri per andare a vedere musei, chiese e altri monumenti, anche gli spettacoli, per esempio uno straniero in Russia se va a vedere il teatro paga di più rispetto al russo, ma molto di più, non il doppio, il trio, paga molto di più. E questo è un po' quello che avviene anche qua in Indonesia. Abbiamo questo tipo di discriminazione. Questo è l'ingresso, vi mostro un po' quello che vediamo qua all'ingresso. Ecco, come potete vedere, questa è l'entrata che porta al tempio. Qui abbiamo il prezzo, è di circa, è di 30.000 rupie, questo è il prezzo così alle persone normali. Qui abbiamo l'ingresso, entrano tutti di qua, e andiamo adesso a vedere l'ingresso degli stranieri, dove il prezzo è molto più alto purtroppo. Non hanno neanche diviso le due cose, le hanno messe proprio un ingresso uno accanto all'altro, così. Questo è l'ingresso riservato agli stranieri. Gli stranieri, come potete vedere qui, gli stranieri pagano, possono pagare anche con la carta di credito, sono accettate. L'ingresso per gli stranieri costa 171.000 rupie, circa, parliamo 5 volte di più, 5-6 volte di più. Abbiamo un ingresso maggiorato, questa cosa non è giustificata, e sarebbe stato meglio, visto che poi gli stranieri fanno molte offerte, lasciano soldi. Adesso io ho fatto un giro per i souvenir, ho visto gli stranieri sono gli unici che comprano i souvenir, danno le mance e compagnia bella. Sarebbe stato meglio tenere lo stesso prezzo per tutti e lasciare al buon cuore degli stranieri la possibilità di fare delle offerte, che poi vengono sempre fatte, perché al di là della rete noi abbiamo tantissima gente disperata che cerca di vendere souvenir, turisti pochi, e ho visto quei pochi stranieri che ci sono, comprano sempre qualcosa, fanno degli omaggi, così lasciano sempre qualche soldo. Questo è un po' quello che avviene qui nel tempio, e nell'ingresso al tempio, ma è così nell'ingresso di tutti i monumenti che ci sono in Indonesia, hanno il doppio prezzo. Qualche volta devo dire che i musei sono gratuiti, soprattutto se si va nella capitale, a Giacarta. Ecco, questo per il momento è tutto, e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.